so you can get in and don't mind the time, forget all that's been. Ciao a tutti, ben ritrovati nell'allevamento di Dario Capogrosso a Sarezzano. Andiamo a vedere, andiamo a scoprire di cosa parleremo oggi. That leads to our house, climb the stairs to the roof, lay flat on your back. Dario Capogrosso, Sarezzano, in provincia di Alessandria. Seconda puntata dedicata al mondo cinofilo del pastore maremmano abruzzese e cani da pastore in generale. Dario, come riconoscere un allevatore professionista e quali vantaggi si hanno nel rivolgersi a lui, a te? Ciao Jenny, buongiorno. È un argomento un po' particolare. L'allevatore professionista cinofilo non è una figura ben caratterizzata nel nostro paese, purtroppo, perché molto spesso tutto viene lasciato al caso, abbastanza anche in questa razza succede. Un privato ha una cucciolata, i cuccioli sono bianchi e vengono venduti ovviamente come cuccioli di razza perché magari hanno un pedigree, hanno delle certificazioni. Questo però purtroppo presenta dei vuoti in coloro che si avvicinano a questa razza. La razza viene a volte in qualche maniera definita erroneamente difficile da gestire. La realtà dei fatti è molto differente. L'allevatore professionista è quello che conosce appieno i suoi cani e sa perfettamente che la razza è semplicemente un modo per semplificare quello che in realtà non è. Nel senso, la razza è un'indicazione di come il cane diventerà in futuro, ma ogni cane ha una sua soggettività. L'allevatore professionista è quello che sa esattamente riconoscere i suoi cani, riconoscere ogni attitudine di un proprio cane e di darlo alla persona che ha determinate necessità. Quindi, come i miei clienti, sono famiglie con bambini, pastori, operatori del settore. Quindi saper riconoscere professionalmente l'individualità del cane è sicuramente ottimo viatico per quello che poi è una vita ottima assieme al cane, quindi la vita senza sorprese. L'allevatore professionista è quello che ovviamente cura meticolosamente l'aspetto sanitario, cura meticolosamente l'alimentazione, suggerisce, fa assistenza continua, perché non è una vendita. Cioè, il cane non è una merce che viene venduta. Io vendo emozioni e vendo rapporti. Rapporto uomo-cane. E un rapporto non può basarsi sull'estemporaneità e sul momento. Deve esserci sempre un percorso. Quindi la professionalità per me è questa. Poi possiamo anche parlare di altro. Però, come vedi, i cani sono buonissimi e sono bravissimi, ma non lo sono tutti. Alcuni hanno attitudine alla guardia, alcuni non ce l'hanno. Per cui affidatevi ad un professionista, perché il professionista sa assolutamente quello che vi vende. Quello che vi vende è un piccolo pezzo della vostra vita da condividere insieme al cane. Quindi affidatevi a professionisti e a Dario Capogrosso. Ci vediamo nelle prossime Grazie puntate. Grazie mille, ciao.